Song Pro. Amici di Your Song Pro, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte ovunque voi siate, da parte di Riccardo Cesari e di Paolo La Ganga. Anche buon appetito, nel perché dubbio, ormai è spesso un po' la merenda, chissà, io adesso mi è venuto un po' fame. Lo spuntino di mezzanotte, queste cose. Volevo... Ma sì. Io di solito, tra l'altro, sono uno che mangia veramente poco e si vede, infatti questo... Ma in realtà sei dimagrito, stai ridendo. Sì, no, è la distanza. È questa cosa che ci vediamo a distanza, tu vedi un po' più ristretto, ma sono sempre in formissima. Sei in formissima. Come in formissima, tra l'altro, la cantante di cui parleremo oggi, in realtà è un po' tutta la band in formissima. Tra l'altro tu, Paolo, li conosci benissimo, per cui, voglio dire, oggi veramente si gioca particolarmente in casa da tutti i punti di vista. Ma devo dire che, insomma, la cantante, artista che ha calcato palchi veramente importanti e di cui vi parleremo oggi è veramente sempre comunque in forma, e quindi salutiamo Sara Sei. Ciao Sara. Esatto, oggi diamo i numeri, bella questa cosa, mi piaceva. Salutiamo Sara Sei, una carissima amica con cui, tra l'altro, insomma, condivido note musicali, vita e tante altre cose, e quindi, insomma, sono molto contento di avere oggi da analizzare, da ascoltare, da vedere, insomma, questo brano e questo video. E poi, tra l'altro, non è da sola, perché poi adesso Sara Sei, allora noi adesso presentiamo comunque l'artista, vai, la conosciamo, ma gli altri no. Allora, Sara Sei intanto nasce, va a Sanremo con una band che si chiama Taglia 42, tutti, tra l'altro, con un brano regolare, insomma, molto famoso, piuttosto famoso, molto farei notare il bignami di La Ganga: nasce e va a Sanremo, cioè non c'è niente, non esiste assolutamente niente. Penso che sia nata già, tra l'altro, grande, cioè Sara Sei è una grande cantante, quindi nasce grande. No, in realtà ho visto a casa sua delle foto bellissime tempo fa, di quando era molto più giovane, però non ne parleremo e non le pubblicheremo. Sì, anche perché Sara, tu sei ancora giovane, te lo vorremmo dire anche come, come disclaimer, ovviamente ci teniamo a questa assolutamente cosa. Assolutamente. Quindi, insomma, Taglia 42, poi partecipa due volte da solista e ha una carriera di tutto rispetto, e non avremmo il tempo di dire tutto quello che ha fatto. Ha suonato nel Vaticano, insomma, ha fatto un sacco di cose, ed è accompagnata in questo suo viaggio da un altro caro amico che è Giorgio Santisi, bassista eccellenza musicale bolognese, che è un po', che tra l'altro, insomma, la segue nella composizione, in tutta la produzione già da tanto tempo. E poi c'è un terzo elemento ufficiale che io ho conosciuto meglio, magari ultimamente, conosco da un po', che è Valerio Fugliano, con cui condividiamo anche lì amicizie e band, e quindi, insomma, è un bellissimo trio di partenza. Esatto, Bologna, ricordiamo, insomma, che ha una scena musicale molto florida e molto viva, ma siamo sempre una città da 500.000 di abitanti, quindi ci si conosce un po' tutti. Quindi salutiamo Sara, ma salutiamo appunto anche questa straordinaria band, questi membri che la accompagnano in questo progetto che si intitola Uno, perché questo è il titolo dell'album prodotto da PMS Studio, che appunto vanta Sara Sei. Assolutamente, assolutamente. L'album vede un po' una sorta di rinascita anche, no? Artistica, e anche un cambio di stile, di genere. Loro, tra l'altro, con l'apporto di Giorgio, di Valerio, hanno cercato e trovato un sound che un po' fa parte del passato artistico, che, ricordiamoci, faceva un po', strizzava un po' l'occhio all'acid jazz, al funky, comunque al soul, e in una chiave diversa e più nuova continua questo percorso nella stessa direzione, ma appunto con un sound profondamente diverso, cambiato, maturato, se vogliamo,
e tutto quello che ne consegue. E a livello di maturità, sì. Poi ora, visto che è giunto il momento di presentarvi il brano, appunto, che si intitola Cieca, e la maturità si intravede sia nella parte musicale, come giustamente diceva Paolo, ma anche nel testo. Insomma, c'è una profondità e un livello così di introspezione o comunque di condivisione di temi importanti che chiaramente denotano la maturità artistica di Sara. Per cui io, se sei d'accordo, lo lancerei. Assolutamente. Quindi con Cieca, Sara 6. Arriva. Io sono cieca, non ho sbarre nel cuore, gli occhi di un angelo ora sono il mio timone, è così facile, è così difficile, non riesco a odiarti però, se respiro più un brivido. Corso fino qui per conoscermi, per poi lasciarmi così. Tu hai tentato i miei occhi, scoprendo la mia anima, lasciandomi camminare sopra un filo. Ribadisco, comincia tu con la parte musicale e ti lascio questo onore barra onere, visto che conosci benissimo i musicisti, però insomma devo dire che ci sono tante cose da dire. Beh, allora, le aspettative sono state rispettate tutte, direi, e insomma anche perché appunto da un artista così c'è un certo tipo di aspettativa e quindi sia a livello di produzione sia a livello
di performance, sia a livello video, direi che ci siamo alla grande. E, allora, intanto citiamo questo tema del cieco, dell'essere non vedenti, perché comunque sia Sara, non so se lo sai o se è di dominio pubblico, però ha una, se non sbaglio, cugina che si vede anche qua nel finale del video che ho lasciato un po' per metà, che è non vedente, ed è molto bella la frase, no? Dire non vedente non cambia niente, è un'idea molto carina, effettivamente, e credo, vado sempre a intuito da quello che ho letto, da quello che ho capito, che abbiano un po' tutta la band voluto dedicare la canzone a questo tema, ma anche proprio a questa persona che specifica, che, certo. ha preso parte al video, ha preso parte tra l'altro in un ruolo molto particolare, dove c'è anche un dipinto di Ornella Stingo, che è un'altra grandissima artista che invito ad andare a vedere, una pittrice che non bolognese, è altro che la moglie di Giorgio, che ha una mostra a Bologna, giusto? esatto, e quindi ecco, l'idea di base è questa. Musicalmente è particolare, perché inizia con una canzoncina, un carillon. L'hai notato questo inizio del carillon, che è molto in contrapposizione al tema, un tema così pesante, importante, un tema così importante, esatto. Importante, esatto, che inizia così, fa un po' effetto, diciamo che fa un po' da contrasto, ecco, questo sicuro. E, in più è molto suonato, adesso devo capire se al piano chi c'è come pianista, però ci dovrebbe essere anche un pianista, non credo che sia programmato. Ho sentito una mano fisica, che suona, fisica, sì, ma tra l'altro appunto nei vari progetti di Sara, insomma, i pianisti non mancano, devo dire, per cui sicuramente ci sono degli ottimi. Esatto, anche perché anche in questo disco ha collaborato con vari musicisti, anche lì possiamo anche citare alcuni, al piano Alberto Linari o Paolo Costa. E, insomma, Luciano Gallone le batterie, insomma ce ne sono vari, e quindi non so di chi è questa mano pianistica, però esatto, però un po' questa porta avanti un po' il brano. Poi l'armonia è, a parte questa ottava che scende fino ad arrivare alla settima di dominante, è abbastanza diciamo originale, quindi prende, ci sono soluzioni armoniche ricercate, oserei dire, e non poco. Vedete la differenza tra me e il maestro La Ganga? Io avrei detto com'è il brano bello, invece Paolo è riuscito chiaramente a scomporvi, a farvi una disanima di questo livello, proprio per farvi notare quali siano le ricerche anche armoniche di questo brano, per cui grazie Paolo per la tua competenza e grazie a me per la mia totale inutilità in questa non parte della trasmissione. Non è assolutamente vero, semplicemente ho preso la parola, ma so benissimo che anche tu sei molto formato e ci dirai delle cose molto interessanti. Ma adesso, senza dilungarmi troppo, c'è un utilizzo appunto dei suoni, degli strumenti suonati misti a quelli alla produzione elettronica molto interessante, e cosa caratteristica di Sara, che ho ritrovato anche qua, un utilizzo dei cori. Al di là della sua voce, che conosciamo tutti, ed è meravigliosa, c'è un utilizzo dei cori molto interessante, che vanno da sottoterra alle stelle, al doppiaggio alto, al doppiaggio basso, e quindi insomma ci sono tutti questi elementi che secondo me sono molto belli. Sì, devo dire, infatti, che alla fine avevo ragione io, è bella appunto, vedi, è inutile che stiamo qua a fare, no, a parte gli scherzi, no, devo dire che anche a livello produttivo ho notato veramente tanti accorgimenti, tante chicche che ne valorizzano chiaramente la resa. La profondità del brano, ne abbiamo già parlato prima, è notevole, ed è bello poter, no, in qualche modo riportarci tutte l'idea che una qualsivoglia caratteristica, no, con la quale eventualmente nasciamo, no, qualunque sia l'origine della nostra nascita, no, anche nel testo chiaramente c'è questo dualismo, non ci rende inferiori, ma ci rende persone come tale da valorizzare, da poterci ne prendere cura. Per cui devo dire che è un bellissimo progetto da tutti i punti di vista. Sì, speriamo che questo progetto continui, come tra l'altro è partito. So che hanno fatto un sacco di date di presentazione,
insomma, hanno avuto o hanno un calendario comunque abbastanza ricco, denso, ricco. Soprattutto sì, assolutamente ricco, soprattutto in corrispondenza dell'uscita del disco. Quindi insomma, speriamo che facciano un bel tour anche estivo, esatto, così da suggellare questo momento, questo anno, come uno dei più proficui, esatto, magari. Per anche, cui, o popolo di Your Song Pro, voi loro, che sicuramente avete seguito Italia 42 nel corso degli anni e conoscete Sara Sei come artista solista, e se non lo fate, vergognatevi e andate chiaramente a scoprirla. E, godetevi questo progetto, cercatela anche live. E in maniera da potervi gustare veramente un artista a 360 gradi che merita tutta l'attenzione di questo, insomma, del pubblico, per cui andate a cercarla. Assolutamente, andate a cercare qualcosa del passato, perché probabilmente ci sono anch'io in qualcosa, quindi così un'autopubblicità. Perfetto, che esatto. Mi per cui se parlo le gang ancora vi devo dei soldi, fare. Sapete dove trovarla, eventualmente sarà con Sara 6. Benissimo, okay, ringrazio. Il mio IBAN è 039. La nostra redazione, di Paolo, scusami. No, niente, stavo dicendo una cavolata. Ringrazio la nostra redazione, vai. Bene, ringraziamo FR Live, la nostra santissima redazione, tutte le piattaforme, network, TV, web, radio e chi più ne ha più ne metta che ci ospitano. E ci vediamo fra una settimana. A presto, buona settimana. Ciao. Sound Probe.